Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Seduti, seduti. Allora, benvenuti alla lezione di fantasia online. Quest'oggi toccheremo diversi argomenti, attraversando varie zone dell'Italia. E capiremo che la dizione italiana è fondamentale, però nella vita di tutti i giorni è anche importantissimo farsi capire. Silenzio, che cosa ridete? Lezione numero uno, la solitudine. Siete in giro per l'Italia e vi sentite soli. Come vi comportate? So solo e tende bisogno di altri compagni. Dove ci c'è anche un altro bello bagnetto? So cosa far me e ho bisogno di compagnia. Onde posso andare a gattare delle belliste di femmine? Sono così lì a ragione con troppe belle femmine. Tutto chiaro, vero? Passiamo alla lezione numero due. Allora, avete mangiato molto a pranzo e vi sentite molto pieni e avete bisogno di qualcosa per digerire. Sapete trovare una farmacia? Uno mi sente un po' intufato, chissà per dove sta una farmacia. Io ho un figlio che si invocate in apoteca. Sono mangiato tanto a pranzo, sai dove posso trovare una farmacia? Lezione numero 3, la siesta. Avete digerito e avete bisogno di trovare un posto tranquillo dove rilassarvi. Vediamo come lo dicono i nostri amici. Regia, vai con il filmato. Regia? Che bella giornata, in dopo cercate un bel posto per rilassare. C'è bella giornata, da pezzacchino questo per rilassare. Che bella giornata che oggi, non lo posso accattare un luogo per essere tranquillo, non potermi riposare. E per voi che siete studenti e non ci avete mai una lira e cercate ostelli, vi appoggiate da familiari, amici, parenti, sapete cercare un posto economico dove dormire? Sono uno studente e sono stanco, stai cercando un posto una sera spalma ma è mago. Sono studente e stringo una frega stanca, dove ci sta un posto dove si può dormire senza pagare tante soldi? E appena scela, non ti metti a tema, vieni che ho schifo, canati, schlofo. Lezione numero 5, acquisti intelligenti. Siete in giro per l'Italia e avete bisogno di comprare qualcosa di molto carino da indossare per passare una serata molto piacevole. Qui c'è il bello pallottone, ho saccattato. Non pensi che stasera fa una picca da scindillo? Ho catando una bella giacca, non pensi che proprio stasera farò di fuori? Ma guarda che bella giacchetta che mi ha già accattato, stasera ci ha rovuta tutte cose, no? Bravi, complimenti, avete creato un look perfetto, ma in realtà manca ancora qualcosa, una cena romantica. Ciao, ti volevo dire che mi piace assai, eppure se sto anche imbarazzato ti volevo dire se vuoi cena con me. Oi, heute, tu, facci mi gut, schaffst das mit mir aus, gell? Ciao, ti piace un bel po', anche se sono un po' imbarazzato, cioè, piace chiamare con me e farò cena, dai. Comincia la serata e adesso vedremo come trovare passatempi notturni in giro per l'Italia. Signorina! Dimmi, cara! Anche le noci di cocco hanno la stessa peluria, vero? Ma che cosa c'entra? Sentiamo i nostri amici che è meglio. Oggi sono proprio contento, sono in forma, ho la gana di andare a fare casino e a badare in qualche luogo. Oh, mo, stingo proprio fregno, mi te la vuoi dire, ma divertiti, fanno un bordello allucinante e ti sta svegli tutta la notte. Stasera sogno felice, voglio andare come ho detto, voglio ballare tutta nottata e poi vediamo cosa succede. Sicuramente anche in giro per l'Italia vi può capitare di innervosirvi. Ovviamente in tali circostanze è sempre consigliato mantenere la calma e soprattutto una perfetta dizione, capito? Io! Ce lo so io! State zitto, ya! Mamma mia! Vai col filmato! Basta, mi sono stufata, non ce la faccio più, se non cagni nelle cose facci nei casini. Basta, a son stuf! Se non cambia mille robe, me a spaccio te! Oh, ma basta, proprio stuf! Ci due non ci cangiano le cose, lì fanno casino. Oddio, attenti, mi stanno venendo addosso! Yao, io spingo, vedo di patente. Oh, sta attento, mi sei indennato, ma che te l'ha data la patente? Oh, ma che caspita fa? Mi stai venendo in culo, ma chi te la razza a spacci mi patente?
Lezione numero 10, il breviario. Una serie di frasi concise ma graffianti. Aspetta un bambino da un mio amico. Oh, l'ambrenato. Aspetta un putin da un mio amico. Aspetta un ultra da un amico mio. Adesso basta, sono stufo. Ma vale basta, sono stracco. Me basta, sono stufato. Ua, me basta, ma mi sono rotto. Tale padre, tale figlio. Cioè, dalla quercia, tale figlio. Dalla quercia ne buonasce la Ianna. Tale padre, tale figli. Cosa dice una madre arrabbiata ad un bambino impertinente? Sta buona e cosa di chi è, non fa male peggio. Ma tu, te sta qui, te sciungo, te sta fei. La salita sbraga i maron. E ciù! Ma cosa si dice dopo lo starnuto? Sucre, mamma. Saluto. Buona sorte, buona fortuna, crescendo e fanno il duro. Se dopo il pasto scappa un ruttino. Prova e bene. Vado tu. Minchia, miscelè. Dai, andiamo a fare le selezioni di fantasia, ce ne andiamo a Roma e ci divertiamo da matti. Dai che andiamo alla fantasia a Roma a sgudon da panic. Dai, andiamo tutti a far festa a fantasia, ce ne andiamo a Roma tutti canti insieme a deltirci. Voglio, andiamo a Genova e provini di fantasia, pariamo assai proprio a Roma, pariamo.